ciao a tutti, benvenuti in questo appuntamento dove analizzeremo i plugin di serie con Studio One, per cui quelli che vengono normalmente chiamati stock plugins. Il primo che analizzeremo sarà il Dual Pan, cioè il controllo aggiuntivo del pan che non troviamo all'interno del canale. Con il Dual Pan possiamo controllare il canale stereo in maniera più dettagliata, ad esempio spostare di più il panorama verso sinistra limitando il destro o viceversa, oppure cercando di spostare il canale stereo più verso l'interno, ma non esattamente al centro. Vediamo come funziona su un set di chitarre acustiche. Accendiamolo. Possiamo innanzitutto spostare il bilanciamento dell'ingresso, quindi aumentare di più, per esempio, il canale sinistro rispetto al destro. Ovviamente verrà abbassato di un tot dB, in questo caso meno 3, perché farà riferimento al pan low, dove possiamo selezionare anche meno 6 o impostarlo nelle preferenze. Mettiamolo al centro. Spostiamo un po' adesso il bilanciamento verso sinistra, limitando il destro. Mettiamo la differenza. Più stereo, più a sinistra. Molto utile in fase di mix di alcuni strumenti, soprattutto quando poi dobbiamo intervenire all'interno di un mix dove ci sono strumenti stereo più predominanti, in questo caso un piano elettrico. Volendo possiamo linkarli e quindi scegliere qui la quantità di panorama stereo sul dual pan e quindi qua l'orientamento verso sinistra o verso destra. Sentiamo com'era. Spero vi sia stato utile. Ci vediamo al prossimo Stock Plugins. Ciao!